Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News e Q&A Sunday. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata di iPhone Italia Q&A Sunday. Oggi vado subito a guardare le vostre domande e iniziamo a rispondere a quelle, come al solito, più interessanti. Joe Galax, volevo chiederti se secondo te la fotocamera di iPhone 6 sarà migliorata dal punto di vista dei megapixel. Può darsi, però non se ne sta parlando. Si dice che rimarrà lo stesso il numero di pixel, di megapixel. Non è tutto, non preoccupatevi, anche se non aumentano i megapixel, non significa che la fotocamera non migliorerà. Vi dico sempre, considerate che la fotocamera da cui registro io ha 16 megapixel. Ormai ci sono telefoni che hanno più megapixel di quella fotocamera e non significa che la qualità che riesce ad ottenere questa fotocamera sia inferiore a quella che ottengono quei telefoni. Anche perché, ragazzi, appunto, è una questione di sensore più che di megapixel, di lente, di pulizia della lente, di luminosità della lente. Quindi, anche se non aumentano i megapixel, non andate a strapparvi i capelli per strada perché magari la fotocamera del prossimo iPhone sarà migliorata sotto altri aspetti e le foto verranno meglio. Mai Mirko 10, l'iPhone 5S è in grado di controllare i battiti cardiaci? Sì e no, non proprio come il Galaxy S5 perché ha un sensore fatto apposta che funziona male, ma va bene, questo non ci interessa. Ma con applicazioni di cui ora non ricordo il nome, ce ne sono diverse, Earth qualcosa, ci sono queste applicazioni che mettendo il dito sulla fotocamera dell'iPhone, si accende il flash dell'iPhone e in base insomma a quel leggero movimento che viene dato dal sangue, insomma che scorre nelle nostre dita, l'iPhone riesce a valutare il numero di battiti al minuto. Quindi sì, lo può fare anche l'iPhone 5S, ma non in modo proprio scientifico. Valentino De Santis, Q&A, ciao Andrea, sono indeciso se comprare un Mac Pro o un iMac da 27 pollici. Valentino, onestamente a queste domande non lo so, non mi piace rispondere perché non lo so, secondo me non dovresti partire dal prodotto che vuoi comprare, dovresti partire dall'esigenza che hai di comprare quel prodotto. Io ti dico, per le mie esigenze un iMac 21,5 basta e avanza, un Mac Pro, guarda, non per smontarti, però diciamo un Mac Pro non serve alla maggior parte di noi, non serve a me, non serve probabilmente a te, a meno che tu non faccia montaggio di film oppure che lavori in uno studio discografico. Non credo che ti serva un Mac Pro perché è talmente potente che non lo sfrutterai praticamente mai, come non lo sfrutterei mai probabilmente neanch'io. Forse l'iMac da 27 è un po' più vicino alle esigenze, ma anche qui è una questione di utilità, perché stiamo parlando di una scatola nera a cui dovrai comunque collegare un monitor contro un computer che scegli per i 27 pollici, perché appunto non hai specificato la dotazione del computer, ma soltanto la dimensione. Quindi guarda, secondo me non voglio offendere nessuno, ma a te probabilmente non serve né uno né l'altro. Quindi poi liberissimo di scegliere quello che preferisci, però io non riesco a consigliarti uno piuttosto che l'altro perché appunto sono due computer di fascia molto molto alta e insomma non vorrei che consigliandotene uno piuttosto che l'altro in ogni caso alla fine ti faccia fare un acquisto che non sfrutterai appieno, perché diciamocela, per andare su Facebook non c'è neanche bisogno di un Mac, per fare operazioni più complesse allora in quel caso sì, dipende da cosa devi fare. Official Roast, sai per caso quando uscirà la prima beta di prova di OS X Yosemite per i non sviluppatori? Il primo di milione di persone che si è iscritto. No, non lo so, Apple ha detto genericamente che entro fine anno, anzi scusate, ha detto genericamente nell'estate che sarebbe stata rilasciata questa beta. Io credo che passerà ancora un po' di tempo, magari diciamo fine luglio forse. Agosto non credo, quindi magari fine luglio, così poi ad agosto solitamente si fermano e a settembre insomma si riprende con gli ultimi test. Io dico fine luglio, però insomma Apple non ha detto nulla sull'argomento, ha detto durante l'estate, quindi fidiamoci di ciò che ha detto Apple. Arman Benz, ciao Andrea, attivando la funzione riduci punto di bianco mi fa risparmiare batteria? No, non credo, anzi sicuro no, perché le funzioni di accessibilità come la scala di grigio ad esempio che è stata introdotta su iOS 8, almeno con i dispositivi attuali che hanno uno schermo con determinate caratteristiche, non consente insomma di risparmiare batteria. Magari sull'iPhone 6 ci saranno delle novità, però sugli schermi attuali questo discorso non funziona, insomma. Filippo Mba,
Ciao Andrea, siccome mi devo comprare il primo Mac, quale mi consigli? MacBook Pro oppure MacBook Air? Allora, sarò veloce perché questa domanda me l'avete già fatta. MacBook Pro più performante, quindi più adatto a più situazioni, batteria che dura di più, però più pesante, più grande, più ingombrante, più difficile da portare. MacBook Air, batteria che dura di meno, minori prestazioni, appunto maggiore portabilità, però molto sottile, molto leggero. Valuta tu, insomma, se dovessi usarlo come unico computer per far tutto, allora MacBook Pro. Se hai già un fisso, allora MacBook Air. Angelo Tinelli, Q&A Sunday. Il nuovo iPod economico è uguale al vecchio iPod senza fotocamera. Cambia molto, ci sarà iOS 8. È identico, non cambia nulla a livello hardware, cambia soltanto che ha questa fotocamera in più e che quindi, insomma, ha l'applicazione fotocamera, se non erro, perché sul primo mancava, o forse neanche, forse aveva solo quella anteriore, non l'ho mai avuto quell'iPod senza fotocamera posteriore, quindi non ti so dire, però no, a livello tecnico non cambia nulla, avrà iOS 8 e girerà esattamente come tutti gli altri iPod di quinta generazione. Trust Channel J, ciao Andrea, secondo te, dato che il prototipo di iPhone 6 non possiede il Touch ID, il vero e proprio iPhone 6 usufruirà del Touch ID? Dove non hai visto il Touch ID sul prototipo, sul mockup di iPhone 6? In realtà già sul mockup c'è il Touch ID ci sarà sull'iPhone 6. Ci sarà sull'iPhone 6 da 5,5 pollici. Quest'anno penso ci sarà anche su iPad mini nuovo e su iPad Air nuovo. Quindi, insomma, questa domanda diciamo che non era proprio ben formulata. Diciamo così. Francesco Di Fiore, ma per ora è possibile fare il jailbreak di iOS 8 beta? Allora, tecnicamente dovrebbe essere possibile perché so di alcuni hacker che hanno modificato Pangu per farlo funzionare almeno sulla beta 2, fino alla beta 2. Sulla beta 3 non so, forse no, non funzionerà. Però in ogni caso diciamo che questo jailbreak non è pubblico, quindi al momento gli utenti non possono eseguirlo. Pasquale Tarantino, ciao Andrea, per caso hai qualche notizia sul rilascio delle chiamate gratuite per WhatsApp? Pasquale, come abbiamo detto già in un'altra puntata, le chiamate oltre a quella primissima beta in cui le mostrammo praticamente a tutto il mondo, poi sono state rimosse da WhatsApp, adesso in una recente beta sono tornate per un attimo. E praticamente ci sono solo non le chiamate, in realtà ci sono soltanto le notifiche relative alle chiamate, ma è un inizio perché significa che comunque WhatsApp si sta preparando per reintrodurle almeno nella beta. Tra l'altro considerate che nella primissima beta non erano funzionanti, c'era solo la grafica, ma non era possibile chiamare. Quindi magari adesso hanno lavorato proprio sulla comunicazione reale, non solo sulla grafica, e quindi stanno per reintrodurre in beta le chiamate prima di rilasciarle in un aggiornamento che poi arriverà magari in occasione di iOS 8. Quindi entro settembre. Flashfire X, Q&A Sunday, ciao Andrea, secondo te qual è lo smartphone col miglior reparto business e o meglio sfruttabile nell'ambiente lavorativo aziendale? Manco a dirlo, siamo qui su iPhone Italia e l'iPhone è praticamente il telefono più utilizzato nel settore business, ha soppiantato nel giro di pochi anni i BlackBerry, che insomma i BlackBerry sono stati sempre molto utilizzati nell'ambito aziendale. Oggi l'iPhone è il dispositivo che dà maggiori garanzie, che ha comunque una gestione aziendale. Ci sono programmi anche per Mac, per PC, l'utility di configurazione iPhone che consentono nell'ambito aziendale di configurare dispositivi in modo molto molto semplice con distribuzioni ad hoc di applicazioni, quindi anche applicazioni che non sono accessibili su App Store ma che possono essere installate appunto in ambito aziendale. Quindi si può fare veramente molto con l'iPhone in ambito aziendale e non è un caso, insomma, che la maggior parte degli utenti business utilizzi l'iPhone proprio per motivi di lavoro. Alla killer faff the best. Q&A Sunday, come posso convincere i miei genitori a farmi comprare un iPhone 5? Hai già capito cosa devi fare. I miei genitori si chiamano Angelo e Lucia. Io mi chiamo Mirko. Ultimamente sembro un'agenzia di convincimento per i genitori. Per comprare un iPhone ai propri figli. E cosa possiamo dire, Angelo e Lucia? La cosa più bella è quel già hai capito cosa devi fare. Quindi in realtà non so cosa fare perché non voglio rifare un video, uno spezzone di video come ho fatto per l'altro ragazzo. Però insomma, diciamo così, vediamo di inventarci qualcosa.
Roberto Cerino, ciao Andrea, complimenti. Volevo chiederti, come giudichi iPhone 5C? Credi sia un prodotto valido? Anche tu lo chiami plasticone? No, non lo chiamo plasticone, l'ho chiamato però plasticone, lo confermo, però solo prima di provarlo. Tenendolo in mano, questo iPhone 5C ha un look e un touch and feel molto molto piacevole. Quando a settembre nell'Apple Store del Louvre di Parigi, prima che tutti gli italiani lo potessero toccare con mano, quando noi abbiamo detto all'Italia, ragazzi, guardate che sembra ceramica, non plastica, ci hanno bersagliato come fossimo dei condannati a morte. E invece poi quando l'iPhone 5C è arrivato in Italia, puntualmente tutti non l'hanno più chiamato plasticone, ma intanto quello era già il nome che avevano dato tutti ad iPhone 5C, ma hanno iniziato ad affermare effettivamente che in mano era molto diverso da quello che ci si aspettava e in generale che era un bel telefono. È un bel telefono, è un telefono molto molto valido, è un iPhone 5 riveduto e corretto, anche colorato, perché non è una cosa da trascurare, perché i colori sono importanti e la possibilità di scegliere un iPhone in colori diversi, questa maggiore personalizzazione senza dubbio è un punto a favore di iPhone 5C. E in generale, appunto, se lo si riesce ad acquistare ad un prezzo inferiore ai 500 euro, e oggi si riesce, se cercate in rete, anche 450, che secondo me è il prezzo ideale, è veramente ancora un acquisto consigliato. 450 euro per un telefono comunque che ha neanche un anno, molto particolare nelle sue caratteristiche, è davvero un affare. Poi per le caratteristiche che ha questo iPhone 5C, che ha una resistenza incredibile, se non avete visto il mio drop test dell'iPhone 5C, andatelo a vedere perché non si rompeva mai, ho dovuto farlo cadere un sacco di volte. E poi la batteria che dura 2 ore almeno in più in uso rispetto ad iPhone 5S, è un qualcosa di incredibile. Quindi l'unico problema di iPhone 5C, come ho sempre detto, è stato il prezzo di listino di Apple che ha condizionato l'acquisto di molti in negativo, spingendoli sul 5S. Se l'avessero venduto di partenza già sui 450 euro, 500 euro, sarebbe stato molto diverso il destino di questo iPhone 5C, che nonostante tutto, ragazzi, non è un flop perché sta vendendo, ha venduto, sta vendendo e continuerà a vendere davvero molto perché ormai è innegabile. Quindi è un piccolo successo comunque di Apple, nonostante le aspettative iniziali che sembravano non essere state rispettate. Bene, ragazzi, anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio per aver guardato questo Q&A Sunday. Noi ci risentiamo settimana prossima, quindi continuate con le vostre domande. E anche per oggi, quindi, no, l'ho già detto, vi saluto. Io sono Andrea Cervone. E no, anche brutta questa, quindi ripeto. Bene, quindi ragazzi, no. Bene, ragazzi, quindi anche per oggi è tutto. Io sono Andrea Cervone, vi ringrazio per aver guardato questo nuovo video. E noi ci risentiamo settimana prossima di nuovo con iPhone Italia Q&A Sunday. Stavolta perfetto il saluto, quindi possiamo chiudere qui. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo su Facebook e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a migliorare per proporti sempre nuovi video dedicati all'iPhone di Apple.